onorati di avere ospite il presidente della PGS Albatros Don Bosco di Villanova di Fossalda di Portogruaro. E il presidente è Gabriele Drigo e ci racconta un po' intanto succintamente le attività, ma poi parliamo subito del tennis tavolo, torneo regionale che si farà domenica. Esatto, noi abbiamo tre attività sportive, il tennis tavolo, la più grande è il pattinaggio e poi il mini basket. Queste sono le tre attività. Abbiamo 212 iscritti, ragazzini che vanno dalla scuola materna all'università, qualcuno insomma, ecco. E qualcuno è anche professore. Sì, anche lei fa parte dei nostri 212 iscritti che abbiamo. Sì. Non per il pattinaggio, ma per il tennis tavolo, questo sì. La mia grande passione. Sì, e posso anche dire che frequenta con assiduità agli allenamenti, manca pochissimo, per cui è mancato nella circostanza del viaggio in Sicilia con la barca, ma e poi è ritornato dalla Sicilia ed è ritornato anche a giocare a tennis tavolo con noi. Sono tornato per pura fortuna e anche perché ho saputo superare tante difficoltà. La morte l'ho vista 5 volte, caro Gabriele. Allora, domenica cosa succede? Domenica 9 dicembre abbiamo un torneo di tennis tavolo a livello regionale. Abbiamo già una settantina di iscritti, di ragazzi che vanno dalle scuole elementari alle persone più anziane, più esperte. Il torneo incomincerà domenica mattina alle 9. Per avere una piccola sospensione dalla mezzogiorno e mezzo all'una e mezza e poi riprenderà all'una e mezza e fino a domenica sera alle ore 18. Nella palestra Denis Innocentin di Villanova avremo anche da goderci, da vedere dei campioni di gente che sa fare bene questo tipo di attività. Insomma. E direi anche di citare Carlo. Come si chiama Carlo? Esatto, Carlo Rossetti, che è uno dei nostri, ma soprattutto anche, questo ci fa molto piacere, ci aiuta anche a insegnare il tennis tavolo ai ragazzini più giovani, ecco, si dedica anche a questo tipo di attività. E poi avete anche la fortuna di avere il maestro di Carlo. Abbiamo Walter, come si chiama? Walter Bossetti è un grande. È esatto, ma soprattutto il coordinatore di tutto credo che sia l'instancabile Mauro di cognome Bianchin di Latisana. Beh, Mauro ha conquistato il cuore dei ragazzi, di tutti, sì, veramente, per la sua onestà, professionalità, sì, educazione, sì, e quindi questo è un ambiente veramente buono, sano, sì, bello. Io manderei i miei figli, ma mando i miei nipoti in effetti, no? Esatto, quindi sì, ho fiducia veramente, ho molta stima anche di lei, signor Presidente. La ringraziamo tanto e la invitiamo per parlare invece del pattinaggio e del mini basket, sì, la prossima volta. Va bene, grazie.